È un appuntamento importante quello di COP21, la conferenza delle parti di 21 paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo, parliamo dei paesi europei, di tutto il Nord Africa e del Medio Oriente, più l'Unione Europea, quindi sono 21 più 1. È importante perché noi rappresentiamo in questi paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo quasi 500 milioni di cittadini, quindi tantissimi cittadini, al centro dell'attenzione tutela della biodiversità, aree marine protette nazionali e transnazionali, marine litter e inquinamento e blue economy. Questi sono al centro dell'attenzione, che non sono solo dialoghi ma sono distribuzione di impegni, cosa ogni paese deve fare, vuole fare, si impegna a fare nei prossimi mesi e anni, ovviamente, perché la presidenza italiana sarà per 2 anni, per contrastare le problematiche del Mar Mediterraneo, che è il mare con la più alta biodiversità ma anche col maggior commercio. Questo mi sembra il luogo più adatto per prendere gli impegni a livello sovranazionale e nazionale. Beh, l'Italia si è già fortemente impegnata e porta al tavolo, perciò c'ha la presidenza, la legge salvamare, per esempio. Tutto il contrasto alle plastiche che noi ben sappiamo, il plastic free, già sono 2 elementi di base, però c'è tutto l'impegno supplementare con le aree marine protette, per esempio, noi ne vogliamo sviluppare ancora di più, e tutto il tema sulla biodiversità, cioè da questo punto di vista siamo un paese leader. Io sto spingendo oltre, voglio andare anche a trattare sulla blue economy. Già incontrato i rappresentanti degli armatori che si sono resi disponibili a costruire insieme al Ministero dell'Ambiente una roadmap per tutelare, in quanto persone che ottengono un profitto, un legittimo profitto peraltro, dal solcare il Mar Mediterraneo, ma nello stesso tempo tutelare l'ambiente. Si sono resi disponibili, stiamo costruendo anche questo percorso con loro. Quindi, come vede, una visione olistica, tutto insieme, perché il Mar Mediterraneo è di tutti, ma va protetto da tutti.